come il capitale relazionale stia diventando sempre più centrale per i luoghi di lavoro del futuro. È il tema che il gruppo ERA ha deciso di mettere al centro del convegno 2021 della propria Corporate University ERA Academy, dal titolo «L'evoluzione delle dinamiche sociali e relazionali per la rinascita del lavoro». Un tema che la stessa Multiutility sente come fondamentale. Dal punto di vista del cambiamento, certamente la nostra è un'azienda che tocca diversi settori, ciascuno con una propria fisionomia, e difficilmente potremmo dire che non ci occuperemo più di energia o di servizio idrico, per fare degli esempi. Quindi non è il contenuto, ma probabilmente sarà di più l'atteggiamento, le relazioni che attorno al lavoro si svolgono. Il convegno, che si è tenuto il 9 dicembre a Bologna nella sede dell'azienda, ha segnato il ritorno in presenza delle attività di ERA Academy. Oggi, 9 dicembre 2021, abbiamo potuto riprendere la nostra tradizione di workshop della Corporate University ERA Academy. Abbiamo deciso di trattare un tema, quello delle dinamiche sociali e relazionali per la rinascita del lavoro. Per noi questo è un titolo molto significativo perché in questo periodo di cambiamento molto pieno stiamo vivendo proprio dei cambiamenti dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista anche sociale. È più facile vedere gli aspetti tecnologici, come siano stati accelerati in questo percorso. Abbiamo avuto anche grandi ricadute dal punto di vista delle restrizioni per andare incontro alle precauzioni sanitarie che dobbiamo sicuramente mettere in atto, e purtroppo a volte è entrato come elemento secondario invece il tema del capitale relazionale, quindi le relazioni che noi abbiamo con le altre persone, che le abbiamo fuori dal lavoro ma anche dentro il lavoro. Per noi era molto importante discutere di questo aspetto per condividere, proprio nel pieno spirito di ERA Academy, che mira a condividere conoscenza e creare valore insieme, un tema per noi molto importante, quello di come ricreare queste competenze, queste relazioni all'interno delle aziende per favorire una rinascita completa del lavoro. Tra i temi al centro dei lavori, l'anticipazione del progetto Macro Trends 2021-22, che fotografa con un'approfondita vista interdisciplinare il contesto attuale, i cambiamenti e le grandi transizioni in atto. Quello che emerge molto chiaramente è che siamo in una fase di passaggio, noi la chiamiamo grande transizione un po' in tutti i campi, e quindi in campo economico, in campo finanziario, ma anche in campo tecnologico, per dire, o nella politica mondiale. Quindi bisogna stare attenti a quelli che sono tutti i passaggi per tutte le persone che hanno delle decisioni da prendere. È bene avere un quadro generale il più ampio possibile, è quello che facciamo con il progetto Macro Trends. Credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che nei prossimi anni ci sarà un passaggio enorme, che è quello del cambiamento climatico e più in particolare della transizione energetica. Bisogna cambiare un modello di sviluppo basato sul carbonio che è durato 250 anni e bisogna cambiarlo in 10 anni. Quindi la cosa è talmente colossale che forse nessuno ha ancora preso bene le misure di questa cosa, ma avrà dei costi enormi, avrà dei costi molto alti. Naturalmente si parla anche delle opportunità che si porta dietro, perché ci si investe parecchio, ci sono i piani europei, i piani nazionali e via dicendo, ma non dobbiamo sottovalutare, ed è quello che noi chiamiamo il passaggio dal new normal al never normal, il fatto che non dobbiamo pensare che si arriverà a un punto di arrivo tranquillo per cui tutte le cose saranno stabili e certe. Sarà un cambiamento continuo, noi lo chiamiamo proprio never normal, perché ormai il cambiamento è talmente veloce, si dice esponenziale addirittura, che dobbiamo abituarci essenzialmente a questo. Protagonisti del mondo di impresa, accademici e professionisti si sono confrontati per ragionare insieme sulla centralità del fattore umano e relazionale e sui trend di evoluzione del modo di lavorare, in particolare alla luce dei cambiamenti dettati dalla pandemia. Si sta facendo una riflessione sul futuro, su quale sarà il punto di atterraggio, su quali cose converrà far fare in azienda e quali potranno essere invece fatte
a distanza, risparmiando anche l'ambiente, tra l'altro, perché tutti questi viaggi e questi spostamenti abbiamo capito che non erano del tutto tutti necessari, invece altri sì, e quindi c'è questa riflessione in atto nelle aziende. Io credo che certamente alcune attività verranno spostate oramai a distanza. Si cerca di ingegnerizzare delle occasioni all'interno delle organizzazioni, delle occasioni di incontro che in qualche modo simulino la serendipità degli incontri casuali, che erano quelli che in qualche modo stimolavano le idee, per quanto in maniera magari un po' obliqua, però molto fruttuosa, e quindi questo non bisogna perderlo, lo stimolo dei contatti personali. È un'indagine che abbiamo condotto a partire dai primi giorni della pandemia, per cui abbiamo monitorato per quasi 2 anni ormai gli atteggiamenti degli italiani su questi temi. E quello che emerge è proprio il cambiamento che ha toccato tutti gli aspetti, il lavoro, la formazione, il tempo libero, le relazioni. Le relazioni che non solo si sono da un certo punto di vista impoverite rispetto a tutta la dimensione fisica, si sono trasferite molto sul digitale, ma che sono proprio cambiate strutturalmente. Nell'ultimo periodo, tra l'altro, sta emergendo proprio la frattura molto grande tra vaccinati e non vaccinati, con anche delle ripercussioni sulle relazioni familiari, non solo sulle relazioni lavorative. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, anche qua sono stati 2 anni di grande cambiamento, ma di un cambiamento non lineare, perché siamo passati da un inizio in cui tutti dicevano che bello lo smart working, tutta la vita faremo smart working, è il nuovo modo di lavorare. Dopo 6 mesi di smart working tanti hanno cominciato a dire vi prego fatemi tornare in azienda, e ora si stanno trovando i nuovi equilibri per dare un contesto che sia efficace e rispettoso anche della vita di ciascuno. Indubbiamente questa abbuffata di lavoro a distanza, perché chiamarlo proprio smart working non è precisissimo, rimarrà non nelle dimensioni che abbiamo sperimentato durante il lockdown, ma rimarrà come termini di flessibilità, come possibilità di muoversi nello spazio e nel tempo dell'impresa. Rimarrà molto dal punto di vista organizzativo, perché stanno cambiando proprio i modelli organizzativi e gli spazi dentro le aziende. Rimane anche come status mentale, nel senso che aiuta soprattutto chi è un po' più strutturato a gestire meglio il tempo di vita e il tempo di lavoro. Resta un po' più in difficoltà per i giovani, per chi sta iniziando un nuovo lavoro, perché iniziare un nuovo lavoro in termini di smart working è molto difficile, perché rende più complicato quel passaggio di informazioni e di saper fare per il quale la presenza è fondamentale.